Siamo in compagnia, siamo nella sede della Sesta Municipale di Napoli, una municipalità importantissima perché di confine sostanzialmente con il Presidente Boggia. Presidente, una municipalità importante, una municipalità anche complicata, complessa, che però riesce a fare delle straordinarie iniziative come quella di oggi. Perfetto, appunto. Diciamo che lo scopo è proprio quello di valorizzare quello che è presente sul territorio, quindi che sia quando riguarda beni immobili, quindi culturali, che riguarda anche il cittadino nella parte più intrinseca. Quindi in questo modo la città non è soltanto verrà rappresentata come un problematiche varie, come ad esempio ultimamente le baby gang o quant'altro, ma c'è anche la parte sana, quindi la parte sana e operativa della municipalità. Quindi in questo caso noi vorremmo fare una serie di iniziative atte proprio a fare una serie di interventi per coinvolgere di più i cittadini, soprattutto gli studenti, che sia in forma educativa che anche nel valorizzare e quindi nel mettere in mostra tutto ciò che è di bello della municipalità, quindi partendo da qualsiasi bene, chiese e quant'altro. È un discorso che abbiamo avviato da tempo. C'è un vecchio detto che da soli si va più veloci e insieme si va più lontano. Ormai si è capito che per andare avanti, per non dico propagandare con una parola brutta, ma per promuovere il proprio territorio, bisogna essere insieme, perché sennò non si va da nessuna parte. Allora noi promuoviamo ciò che abbiamo e cerchiamo di prendere e di fare un percorso insieme ad altri che hanno magari altre cose, altre realtà, altre storie, altre culture, ma insieme, che si intrecciano comunque. Ecco. Magari noi, io vengo dal paese del vino. Ecco, io sarebbe stata ecco. La prossima domanda, però me l'ha anticipata, quindi non la interrompo. Non la interrompo. Dunque, è dal paese del vino. Noi siamo il paese, si dice, più vitato d'Italia. È un primato che abbiamo, un'eccellenza del nostro territorio, e come quantità e come qualità, ma non è che siamo qui a promuovere il vino. Promuoviamo un territorio che anche... territorio di cultura, quella famosa cultura delle zone interne che è magari diversa da quella del costiera, è completamente diversa, manca un elemento importante, il mare, però noi abbiamo al nostro modo un mare che è un mare verde, ma mare è anche quello. Assessore alla cultura del comune di Teano. Assessore, stasera è un momento importante di incontro, di interscambio, ma anche di conoscenza del territorio e anche delle peculiarità del territorio, del patrimonio che contengono tutti questi territori messi assieme. E certamente è un momento conclusivo, diciamo così, ma io nello stesso tempo penso anche che sia un momento propulsivo, perché spero che da qui partano delle iniziative nuove e diverse che possano coinvolgere sia i nostri territori dell'entroterra che sono poco conosciuti e sia delle realtà cittadine come anche queste che sono poco conosciute e le cui potenzialità vengono poco sfruttate e poco valorizzate. Quindi tanti piccoli messi assieme diventiamo grandi? Speriamo proprio di sì. L'associazione appunto cerca di diventare un connettore sociale e culturale tra realtà pubblica e privata, partendo quindi nel coinvolgere principalmente le persone che sono chiamate a rispondere a questo compito, non soltanto quindi gli enti istituzionali, comuni, amministrazioni, ma anche enti museali e tutte le realtà culturali e ovviamente le scuole. Quindi lo scopo dell'associazione? È quello appunto di creare un collegamento tra realtà assolutamente convergenti in teoria, ma spesso in pratica esatto, pubblico e privato, attraverso attività nuove, attive, dinamiche che coinvolgano la storia, l'arte, la cultura di territori talvolta poco conosciuti. Sì, sicuramente è un progetto che noi come municipalità abbiamo subito sostenuto e ci crediamo. Questo è solo l'inizio di una serie di interventi che la municipalità vuole svolgere sul territorio in accordo con altri comuni del territorio campano, perché noi crediamo in quello che è la rinascita di quelli che sono gli aspetti culturali del nostro territorio, quindi ben vengano iniziative del genere che valorizzano i nostri territori. Avete seguito questo straordinario momento di incontro, un momento culturale, ma soprattutto anche di scambio di opinioni, di spazi, di storia e soprattutto di grande sinergia fra due comuni dell'Interland campano, ma
anche della Sesta Municipalità di Napoli. La possibilità di poter collaborare è evidente, lo hanno dimostrato l'impegno delle associazioni che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante momento. Per Sinapsi News e Napoli News Magazine, Sergio Angrisano e Massimo Pacilio.